Buongiorno ragazzi, sabato 17 novembre, sono appena rientrata da accompagnare le bambine a scuola, sta piovendo e oggi chissà perché ho voglia di un vlog. Non devo fare in realtà nulla di particolare, devo solo fare quello che faccio ogni sabato di quasi tutto l'anno, cioè dare una sistemata a casa, darò anche una pulita veloce al bagno e poi devo gonfiare dei palloncini, perché devo consegnare dei palloncini per una laurea, invece per questo pomeriggio devo portare un piccolo, in realtà un piccolo allestimento, per un 18° compleanno. E quindi niente, ho voglia di fare tutte queste cose insieme a voi. Chissà perché oggi mi è venuto questo schiripizzo. È una cosa che in realtà non faccio mai vlog, perché penso sempre che la vita quotidiana di tutti i giorni di una persona non sia in realtà molto, come dire, molto interessante per gli altri. Cioè, la mia è una vita normalissima, la vita di una mamma che lavora e che fa quello che fanno milioni di altre mamme, quindi non la reputo abbastanza interessante da essere pubblicata comunque sul web. Però stamattina ho pensato, vabbè, visto che qualcuno me l'ha chiesto comunque di fare più vlog che gli piacciono, ho pensato di provare a farli, insomma. Poi ditemi se è venuto bene, perché io non lo so, non ne ho idea. Sono le 8:53. Io ho aperto già tutte le finestre per arieggiare un pochino, anche se sta piovendo, le lascio giusto quei 10 minuti proprio per cambiare aria. Dopodiché, vado a spruzzare il detersivo in bagno, nei sanitari, e nel frattempo che il detersivo agisce, credo che andrò ad attaccare una lavatrice e un'asciugatrice. E voi, proprio voi, venite con me. Io in realtà non sto utilizzando il Winnis, anche se vedete l'etichetta che oltretutto è vecchia come il cucco. Qui dentro c'è il mastrolino bagno. Scusate, io tendo sempre a guardare di qua, in realtà la fotocamera è lì, ma io guardo di qua perché vedo mai che mi muovo e naturalmente guardo lì. Sono strana, lo so, sono strana. E soprattutto non ci sono abituata. Vi dicevo, qua dentro io ho messo il mastrolino bagno, che purtroppo ha cioè non ha dosatore, ha il tappo semplicemente da cui esce il detersivo. E mi sono resa conto che ne spreco tantissimo, quindi preferisco riversarlo all'interno di questo spruzzatore da cui esce la schiumetta, che era appunto quello del Winnis. E niente, insomma, così ne utilizzo molto di meno e non lo spreco. Poi magari un giorno, se vi interessa, vi faccio il video su tutti i miei prodotti per la casa preferiti, insomma i detersivi che utilizzo. Non mi pare di averlo ancora fatto. No, non credo di averlo fatto. Vabbè, comunque. Quindi bagno spruzzato, adesso vado a rifare i letti delle bambine e mi occupo della biancheria. Eccoci qua. Non so se notate che abbiamo cambiato un po' la disposizione delle cose. Prima la culletta era qui nell'angolo. Abbiamo dovuto girare un po' perché purtroppo questa parete qui, questa qua in fondo e questa qua dove c'è la finestra, sta avendo dei problemi di umidità. Sono due pareti esterne e sono le uniche due pareti su cui compare ogni tanto un po' di muffa. Cosa che io sto cercando di debellare ormai da anni, però ci sono stati dei problemi di infiltrazioni sotto la casa di acqua, tanta acqua, e quindi da lì ancora sta uscendo l'umidità. E poi abbiamo dei problemini su in alto invece di condensa, proprio dovuto allo sbalzo termico tra il caldo che arriva comunque dalla stufa, che abbiamo canalizzato, quindi arriva anche qui fino in camera, e il freddo invece di fuori. Io presumo che questa stanza non sia stata assolutamente isolata termicamente,
ma neanche lontanamente. E quindi adesso stiamo cercando di capire se riusciamo a risolvere questi problemi con i prodotti, diciamo, classici, tipo le tinte antimuffa, insomma, e altri prodotti antimuffa, naturalmente tutto fatto arieggiando bene la stanza quando non ci sono le bambine, eccetera, eccetera. Quello senza ombra di dubbio, perché non metto a repentaglio la salute delle mie figlie per una cosa del genere. Quindi stiamo cercando di risolvere in questo modo, altrimenti ci vedremo costretti a fare un isolamento termico esterno e quello sarà insomma abbastanza dispendioso, però a mali estremi, ragazzi, estremi rimedi. Adesso speriamo che in realtà con l'ultima tinta antimuffa che abbiamo preso, che in teoria avremmo dovuto usare domani, che è domenica, e invece è prevista acqua. Acqua, acqua e ancora acqua, e quindi non possiamo imbiancare perché naturalmente non asciugherebbe mai. E niente, tutto rimandato alla prossima giornata di sole. Adesso speriamo che la settimana prossima ce la faccia fare perché vorrei tentare di risolvere tutto nel minor tempo possibile. Ok, adesso basta parlare e muoviamoci. Andiamo a svuotare la lavatrice. Vediamo un po', spegniamo qua. Ops. Scusate, mancava la luce. Vi metto, dove vi metto? Vi metto qua. Vedete? Mi vedete? Sì. Allora. Vediamo. Asciugatrice piena da svuotare. Una cosa che faccio a rotazione e direi abbastanza spesso è infilare uno o due peluche delle bambine all'interno della lavatrice che sto facendo, così so che più o meno sono sempre tutti puliti, non gli si accumulano gli acari, anche perché Matilde con questi ci dorme. Purtroppo li sta portando da qui all'asilo, dall'asilo a qui, non ne ha uno che tiene lì e gli altri che tiene a casa. Li scambia molto spesso e quindi ho il terrore che dall'asilo vengano portati a casa, non lo so, dei microbi o delle cose, dei virus che magari si beccano gli altri bambini, poi lei con questi ci dorme la notte, li respira e insomma viene contagiata anche lei, quindi li lavo abbastanza spesso, ecco.
Ho finito il mio detersivo liquido. Per fortuna ho sempre una scorta, perché quindi il detersivo liquido che compro, vabbè, ve l'ho già detto nell'altro video, quello sulla cura della lavatrice, però l'ho terminato, non sono riuscita a uscire in questi giorni per andare a fare la spesa, quindi io per sicurezza mi tengo sempre nel mobile uno di questi dell'Eurospin. Vi dico la verità, non sono malaccio, non li preferisco anche perché queste bustine qua di plastica dicono che si sciolgono, ma a me non è che mi piace un granché averle in mezzo alla roba da lavare, insomma. Però a mali estremi, estremi rimedi, insomma, deve pur lavare. Poi tu si mette nel cestello della lavatrice. Il mio ammorbidente fatto in casa. Ok, adesso visto che loro stanno lavorando, vado a piegare i vestiti. Andiamo. Una cosa che faccio sempre, scusate il buio, ma stavo uscendo, è aprire la finestra in modo che il caldo prodotto dall'asciugatrice esca fuori. E comunque anche quel po' di umidità. C'è un buio pazzesco oggi. Cioè, se non si accendono le luci, veramente. Ok. Arrivati in camera. Questa è la roba che devo piegare. E io di solito a questo punto mi accendo un video su YouTube di una delle ragazze che seguo e me lo guardo mentre sto piegando la roba. Quindi, come faccio adesso che invece sto vloggando? Mi prendo il tablet. Ciao Sara! La catasta di roba lì, anzi quelle tre cataste di roba lì, è tutta roba da stirare. E non ho idea di quando lo riuscirò a fare, forse domani pomeriggio, visto che è prevista pioggia anche domani che è domenica e non potremo fare praticamente un tubo, perché poi lunedì devo invece andare in negozio praticamente tutto il giorno perché dobbiamo montare gli addobbi di Natale, insomma. In realtà siamo in ritardissimo quest'anno, solitamente a quest'ora li avevamo già montati e anche dimenticati. Bene, benissimo, era un tuono, non so se l'avete sentito, ma è un tuono. E quindi niente, lunedì non ce la posso fare, martedì mattina devo andare dal dentista, quindi non so in che condizioni torno. Mercoledì probabilmente, anzi sicuramente mi devo mettere a preparare invece delle bomboniere di laurea che devono venire a ritirarsi sabato mattina. Quindi mercoledì e giovedì penso che mi partano con quello, oppure forse mercoledì pomeriggio devo finire il negozio di sistemare. Insomma, questa settimana, cioè la prossima settimana, la settimana in cui voi state vedendo questo video, ce l'ho così.
ho finito di piegare tutta la roba, l'ho già messa via nei cassetti e adesso invece, visto che il detersivo ha fatto effetto, andiamo a pulire il bagno. Che pizza! Pausa caffè. Di solito con mio marito, in realtà gliel'ho fatto, mi è arrivata gente in negozio ed è dovuto correre via. Spero che torni prima che si congeli il caffè, altrimenti glielo dovrei fare. Nespresso, è sempre Nespresso. Ciao, sono Tonio, quello delle bombole. Era il tuo. Era il mio. Buono. Buongiorno. Caffè. Io già bevuto. Io bevendo. Ma... Sedete. Non è normale, mio marito. Se non è normale, ne sposato un altro. Allora, prima di tutto devo creare l'omino per la laurea. Li metto qua. Quindi. Ed eccolo qua, l'omino per la laurea, l'ho finito. Quanto caspita è alto? Vediamo un po' io dove gli arrivo. Direi che è altissimo, perché io gli arrivo alla spalla, praticamente, diciamo al collo, e poi c'è tutta la testina. È carino, vero? Poi gli ho fatto la pergamena così, della laurea, con naturalmente il nostro bollino cartoleria Mafalda. Prima di procedere a gonfiare gli altri palloncini, mi mangio un mandarancio, ragazzi, perché ho una fame terribile. Mi vedete? Non mi vedete? Mi vedete? Mi mangio un mandarancio di quelli che mi ha portato ieri la mia mamma, che sono squisitissimi. Questi arrivano da Oristano, non mi vedete? Questi arrivano da Oristano. E ieri ne ho mangiato un paio. Sono buonissimi. Solitamente io mangiavo scorpacciate di agrumi quando abitavo a casa dei miei genitori, che ero più piccola. Mamma solitamente i mandaranci li comprava a cassette,
E molto spesso, o la domenica pomeriggio oppure la sera, ci mettevamo la cassetta di fronte, ci sedevamo praticamente sul caminetto. Quindi spalle al caminetto, di fronte alla nostra cassetta di mandaranci, e ce ne facevamo fuori tipo mezza cassetta in una serata. Io adoro i mandaranci perché non hanno i semini e poi perché sono più dolci, insomma. Voi come li chiamate? Mandaranci o clementine? Perché alla fine è la stessa cosa. Aspettate, forse così si vede meglio. Devo ancora settare tutta la situazione dei vlog perché effettivamente non facendone mai non so bene dove appoggiarvi, come mettermi, come accendere le luci, quindi abbiate pazienza, ma questo sarà un po' un caos. Nel frattempo è tornata qualcuno dall'asilo. È iniziato. Amore, attenta che mi dai una testata allucinante e ci facciamo male in due. È iniziato a piovere fortissimo. Basta! Basta. Sono dovuta andare a prenderla correndo e praticamente mi sono fatta schifo, mi sono bagnata tutta. Quindi adesso ci siamo sedute un attimino ad asciugare vicino alla stufa e nel frattempo stiamo guardando Arlo, il viaggio di Arlo. Sono le ore 12:41, io sono bella tranquilla e stravaccata perché dobbiamo andare a pranzo da mia mamma. Quindi sono tranquilla perché non devo preparare niente. Come ogni sabato, praticamente quasi ogni sabato dell'anno, il pranzo di sabato di solito siamo da mia mamma, il pranzo della domenica molto spesso siamo da mia suocera. Quindi super felice di questo. Invece poi dopo pranzo alle 4 devo andare a montare l'allestimento di cui vi parlavo e se ce la faccio magari faccio un piccolo spezzone anche lì. Ciao amore mio piccolino. Ci vediamo dopo. Cosa avremo mai oggi per pranzo? Allora, abbiamo la pasta fatta con i maloreddos, fatti con il sugo di carne, con la polpa di maiale, buonissimi. Mamma mia, mi viene una fame. Dobbiamo aspettare Rebecca però che arriva all'1:30 e poi abbiamo l'agnello con i finocchietti e le olive, i finocchietti selvatici. Che bontà. Sì, mi piace questa cosa. Buon appetito! Vado fuori la porta. Mi sono dimenticata di farvela vedere prima di tagliarla. C'era anche questa oggi per pranzo. La torta, cos'è? Perché stai facendo il video? Ciao. 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 Che stai mangiando? Torta. È buona? Sì. Sì. Succede? Ciao, sono le 17:10, io sono tornata già da un po' da fare allestimento. Adesso stiamo facendo i compiti. Abbiamo fatto religione, abbiamo fatto inglese e adesso stiamo facendo geometria. Perché domani ho una marea di compiti da fare. Perché domani è domenica e noi per festeggiare la domenica abbiamo un sacco di compiti per lunedì e martedì. Allora, oggi abbiamo fatto quelli per lunedì. E poi dobbiamo fare domani quelli per martedì, perché il lunedì Rebecca ha il pomeriggio pieno di impegni. Vuoi spiegare? All'1:30 devo tornare da scuola, quindi ci mettiamo a pranzare. Poi alle 3 devo andare a catechismo e torno alle 4. Alle 4 devo andare in palestra e torno alle 6.
E quindi alle 6 quando torna è talmente stanca che giustamente non ha nessunissima voglia di mettersi a fare i compiti. Quindi noi il sabato e la domenica la passiamo facendo i compiti di lunedì e di martedì. Evviva! Allora, quindi questo devo misurarlo. Mettilo dritto però. Così. Quanti gradi è? 50. Ok, scrivigli. 50 gradi. Ok, poi? Poi misuriamo questo. Questo è un angolo retto, quindi ne misura 90. Perfetto. Poi? Poi questo. Questo che angolo era, scusa? Questo era un angolo acuto. Ok. Questo è un angolo retto. Questo da qua. Questo è un angolo ottuso. Bravissima. Ok, quindi ne misura 130. Ok. 130 gradi. 13 pallino. E l'ultimo? E l'ultimo. Che angolo è questo? Misuralo. No. 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 Dai. Allora, questo deve essere appoggiato sul lato della semiretta. E questa è la misura? 90. Ecco, lo vedete come sono brava? Se qualcuno se l'era dimenticato, io vi do anche il ripasso di geometria. Quindi avete imparato nuovamente come si misurano gli angoli. Col goniometro. Col goniometro. Rebecchina adesso vuole preparare il tè caldo e la tisana. Ops. Facciamo subito. Fa niente, amore. Allora, lei si berrà un tè Lipton. Invece io ho voglia di tisana. Questa qui, purezza. Tisana a base di menta piperita, ortica e radici di liquirizia. MD. Mezza tazza. Chiuditi però. Forse era meglio se prima aprivo il microonde. Allora, devo schiacciare start due volte. Fai tre volte. Ok. Ecco la nostra simil merendina, il tè e la tisana. Vieni, amore. Con i papassini oppure con i biscotti simil sardi che ha fatto la mia mammina. Sono più piccolini di biscotti sardi, hanno lievitato anche di meno, però vi assicuro che sono buoni, buonissimi. Sì, sì. Adesso le frego la ricetta così ve la pubblico, se volete. E adesso ci sediamo a fare la nostra merendina. Ok ragazzi, 8:30, noi abbiamo appena finito di cenare, non ho ripreso nulla perché abbiamo ospiti e non mi sembrava il caso. comunque volevo chiudere il vlog prima di andare a dormire, insomma. E quindi niente, spero di non essere stata troppo noiosa, spero che questo vlog sia venuto abbastanza bene da esservi piaciuto. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!